Salve a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Giusy, sono una makeup artist e vivo ad Amsterdam. Allora, è un po' imbarazzante, cioè la faccia non è fatta come potete notare, però gli occhi già li ho fatti perché volevo fare questo makeup da un po' che ce l'ho tra l'Inspiration ed è il make-up realizzato sempre per questa serie molto iper mega super e tutti i meglio aggettivi che usano gli influencer famosa ed è Euphoria o Euphoria come insomma vi pare e quindi c'è questo look di Kat che è uno dei personaggi emblematici. E questa ragazza un po' plus size che insomma se a un certo punto dice ah, bah, io mi faccio come mi pare e vabbè insomma non stiamo qui a parlare del personaggio di Kat se no famo notte, ma c'era questo make up fatto da lei, ovviamente è un'ispirazione, non è uguale, è un po' anche adattato al mio tipo di occhio, ecco, cioè ve lo metto qui e io l'ho visto su TikTok e da un influencer che non mi ricordo come si chiama, però insomma fa vedere sempre tutti i trucchi nuovi e quindi insomma ho visto sta cosa e vabbè. E nel suo look già allora toccava il sopracciglio, io è una cosa che cioè, proprio l'orticaria non riuscirò mai a fare mai. Forse se mi pagano tipo ti do 100 euro, vuoi far toccare il tuo? Sì, ok. E vabbè, quindi allora cominciamo, oggi parliamo di base perché la devo fare con voi. Quindi ormai al nido di quaglie non c'è proprio più rimedio, cioè è indomabile e quindi mollettine, cose proprio no, 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 no. L'unica soluzione è il cerchietto finché insomma non troviamo una soluzione, non so, mi raserò a zero. Allora, quindi parliamo. Così partiamo, partiamo a bombone, e, che potrebbe anche significare altro. E parliamo del nuovo fondotinta di NARS, il Gobi Sheer Glow 30 ml nella colorazione 3, Light 3, perché c'era Light e dei colori, Medium 1, 2, 3, cosa non mi ricordo. E che ho comprato da Bynckhoff, come avete visto nel video precedente, perché sono sicura che voi avete visto il video precedente. E allora, questo è comunque spacciato come un fondotinta appunto glow, quindi si presuppone che sia tipo un feeling di idratazione o comunque sai quel un po' appiccicaticcio, però non tanto. Questo è quello che uno si aspetta quando legge Sheer and Glow, detto ciò. Ma in realtà io l'ho già usato un paio di volte e a differenza di quello di Charlotte non mi ha dato proprio questa impressione. Ok, io lo vado a mettere col mio beneamato pennello di NYX numero 23, questo qua che ce l'ho trovato da TK Maxx a 4 euro, 5 euro. Ora, sentite lo gnac gnac. Io vado e ovviamente forse era meglio il numero 4, però non essendo comunque non essendo pensato per fare una coprenza assoluta, io lo sfumo bene. Insomma, anche se è leggermente chiarino, non fa niente, cioè comunque si abbina al collo e va bene così. Io non lo vedo né tanto sheer e né tanto glow. Sicuramente non è matte. Allora, comunque non è appiccicoso. È come se fosse un semi matte in realtà. Non lo so, io non lo vedo molto, cioè molto luminoso, cioè è come se donasse o risaltasse mettesse in risalto il glow tuo naturale fondamentalmente, a differenza di coso di Charlotte e chi per lei, però come di mi ha uniformato, fossi stata un po' più rossa qui non l'avrebbe coperto, però tanto poi ci vai col blush, che okay? Cioè, non vale la pena coprire per poi
un po' un controsenso. Vediamo i pori. Allora, sul naso ho messo solo il primer che metto di solito. Per quello, insomma, un po' il blurring, no? Però se un fondo mi mette in evidenza i pori, me li mette in evidenza pure quando metto il primer, eh? Devo dire, tutti i primer che ho usato, quindi questo non li mette in evidenza, anzi. È un bel fondo e secondo me è molto più portabile di quello di Charlotte. Cioè questo può essere indossato da un numero di persone molto 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 maggiore, perché anche se hai una pelle mista, comunque non c'è un effetto... un ticcio, poi io già l'ho indossato anche durante la giornata, non si non ti, cioè, ti lucidi un po', ma niente di eccessivo, quindi devo dire che è stato proprio un bel acquisto, mi piace e molto probabilmente lo userò anche sulle persone. Fatto questo vado a mettere un po' di concealer, però non lo metto più chiaro, lo metto quasi del colore mio, ti dirò quale metto questo qua, metto un po' di concealer. E poi, vabbè, metto un po' di... Ecco qua, metto un po' di concealer. Ah, visto che mi trovo e c'ho ancora, insomma, qualche secondo, per non far venire il video troppo lungo. Insomma, ci sono tante dispute su come mettere questo concealer. Allora, come sempre, non c'è una regola universale, non ci sono tecniche studiate per tutti. Ci sono tecniche che vanno bene per qualcuno e tecniche che vanno bene per qualcun altro. Io, come al solito, ciglia finte, ho comprato queste di Ardell perché c'è scritto naturale, Naked Lashes. Naked. Forse sì, intendeva la base perché sono belle ventagliose. Vabbè, allora dicevo, non esiste una tecnica per tutti, esiste la tecnica che va bene per noi. In questo caso, come il mio, io non ho un'occhiaia affossata, non ho una borsa, ho semplicemente bisogno di un po' di coprenza qui e qui. E allora ha senso il discorso di mettere una punta di prodotto qui. È una punta di prodotto qui, ma se io ho un'occhiaia profonda, violacea, o ho un'occhiaia o una borsa, è ovvio che ci vuole un altro metodo di applicazione. Quindi, cioè, non vi fidate nemmeno, come che ho visto dei video di persone, oddio, adesso si porta questa cosa qui e qui, oddio, ma io invece... Cioè, non stiamo a scoprire l'acqua calda. È ovvio che ogni, diciamo, metodo, c'è un metodo per ogni tipo di problematica, perché altrimenti, cioè, saremmo tutti uguali, avremmo tutti la stessa faccia. Quindi, ok, io finisco la base e poi vi faccio vedere la palette che ho usato, per fare gli occhi. Non ve lo dico adesso perché mi sento proprio Madonna. Mortisia, no, peggio. E quindi a dope. Allora, eccomi tornata con la base finita. Allora, in questo look c'era anche l'applicazione di degli sbrulluccicamenti vari sulla palpebra. Io utilizzerò il quad di glitter di Pixi, che ha appunto questa fantastica caratteristica di avere questa la base transparente. Mi serve uno specchietto. Ecco qua. E quindi andrò a mettere questi glitter proprio così. Che danno quella lucentezza, ma non vanno a fare il bianco del quando vai a mettere uno shimmer brillante, insomma. E poi sono abbastanza resistenti, non ti cadono sulla faccia. Però alla fine non mi dispiace questo.
Cioè, all'inizio, mentre lo stai facendo, dici, ma che è questo effetto un po' pappagallo? No, però poi. No, no. Allora, questi sono i famosi glitter che mi piacciono tanto, 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 come diceva il nostro caro amico Jovanotti. E invece la palette che ho usato è una palette che non ho mai usato. Però mi servivano questi due colori un po' particolari e ho detto, sai che c'è? Questa è la volta buona che la uso. Ed è la Pastel Paradise di Beauty Glazed. Allora, devo dire, sono rimasta piacevolmente colpita dai matte, perché di solito queste palette un po' così, i matte, sai. Allora, c'è anche da dire che ho messo il primer e ho picchiettato e non ho sfumato, quindi, come dire, però iperpigmentati da subito. Ho utilizzato esattamente questi due colori. Come potete vedere, ci sono 50 milioni di colori. Ho fatto anche un video dove swatchavo alcuni shimmer che erano più interessanti, e ovviamente non tutte. Questa c'ha pure i glitterozzi, però chissà se mai li userò. Chissà se mai la riuserò in realtà, perché io quando queste palette sono così giganti, un po' infastidita da questa roba gigante, però come dire, non mi ha deluso, anzi, quindi, e costa veramente poco. Costa boh, sotto i 20 euro sicuro, sotto i 15, anzi, secondo me. Perché se la color board, sempre di Beauty Glaze, che più o meno ha le stesse colorazioni, costa 10 euro, sì, secondo me questa pure, boh, non sono sicura, però. Ok, detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, che insomma vi possa essere stato utile. Quindi secondo me chi ha una pelle misto normale, secca, senza problemi, solo che ha un fondo di quasi 40 euro, a meno che non trovate qualche offerta su Lookfantastic, come di, non è, è buono, molto elastico, quindi anche se hai una pelle matura, molto buono, è un buon fondo come ce ne sono tanti altri. E io, vabbè, ho questa malattia che me lo devo comprare e l'ho fatto, però devo guarire al più presto, e quindi spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, condividete, passatelo ai vostri parenti, ai vostri amici e conoscenti, e un bacione, ciao, bacio ai pugni, ciao, ciao.